Il Brindisi ottiene la quarta vittoria consecutiva superando Alfanuzzi il Nola. Ancora in gol Badie che conferma l'ottimo momento di forma. I tifosi della Curva Sud Michele Stasi ricordano Alberto Rimini, giovane ultras biancazzurro sempre nei cuori dei supporters. Presente in Curva Sud anche Aldo Sensibile, bandiera del calcio brindisino. Cambia ancora mister Nello Di Costanzo in vista del recupero con la Nocerina e manda in campo Cavalli, Menese, Striarico, Badie, Galdian, Zappa, Costa, Esposito, Stranieri, Spinelli, Morleo e Colaci. Carmelo Condemi invece sceglie Mariano, Sagliano, Dascia, Zito, Dorsi, Cassandro, Caliendo, Acampora, Coratella, Ruggero e D'Angelo. Prima occasione dell'incontro al quinto minuto, palla filtrante per Badie che mette al centro per Zappa Costa, la conclusione del centrocampista è alta. Dopo due minuti corner per i biancazzurri battuto da Triarico, deviazione di Meneses e sfera che si stampa sulla base del palo. 19° minuto, botta dalla distanza di Galdian, respinta di Mariano e tapin vincente di Triarico, ma il numero 8 partiva da posizioni offside. Al 27° azione dei campani, sponda di D'Angelo e colpo di testa di Dascia, para Cavalli. La gara diventa equilibrata con diverse occasioni sprecate da ambo le parti all'altezza della tre quarti. Dopo un solo minuto di recupero il direttore di gara sancisce la fine della prima frazione sul risultato di 0-0. La ripresa si apre con gli stessi 11. Mischia pericolosa in area brindisina nel primo minuto di gioco, liberano i calciatori biancazzurri. All'8° azione travolgente di Spinelli che mette al centro, palla leggermente dietro per Badie che non riesce a deviare verso la porta. Brindisi in vantaggio al 10°, azione personale di Badie che si porta la sfera sul destro e conclude sul secondo palo. Non può nulla Mariano e Biancazzurri avanti nel risultato. Al 16° ripartenza dei padroni di casa, Meneses egoista e regala la palla al numero 1 campano con un tiro centrale. Il raddoppio arriva al 32° su un calcio di punizione procurato da Badie. Sul punto di battuta si presenta Galdan che trova il 7 alla destra di Mariano e il 2-0 per il Brindisi. Al 38° rigore per il Nola per un atterramento in area di Colaci ai danni di Didato. Dal dischetto Figliolia spiazza Cavalli e dimezza lo svantaggio. Nel secondo minuto di recupero Dorsi dice qualcosa di troppo e viene espulso dal direttore di gara lasciando i suoi in 10. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio, quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Nello Di Costanzo che mercoledì al Fanuzzi ospiteranno la Nocerina.